1.600.000 euro è la cifra che per tutto l'arco del 2018 il Comune di Fano ha stanziato per gli impianti sportivi comunali. Questa mattina l'assessore Del Bianco ha fatto il punto della situazione tra i lavori pubblici e sport. Esprimo grande soddisfazione, ha dichiarato, sull'andamento dei progetti e anche sul costante rapporto tra ufficio sport e tecnici incaricati. Secondo una rendicontazione effettuata dal Comune sui vari progetti ancora in corso, sono stati stanziati 225.000 euro per l'impianto di tiro a volo a Monte Schiantello, riguardante accessori e servizi, 40.000 per il nuovo avviamento in cemento dello skate park, 80.000 invece per la nuova copertura e nuovi infissi e impianti per il bocciodromo di Ponte Sasso. Oltre alla nuova piscina e la nuova palestra di Cucurano, nel quale sono già in corso le opere di urbanizzazione, il 2019 sarà l'anno in cui partiranno 3 nuovi cantieri che, come annuncia l'assessore allo sport, riguarderanno la nuova palestra Leonardi della Trave, che comprende una nuova struttura, impermeabilizzazione della copertura della palestra Biagioni di Cucurano e il circuito ciclistico Marconi con il rifacimento dell'asfalto con fondo perduto del CONI. Questi giorni si sta lavorando tanto anche con l'affidamento dei nuovi lavori, dei nuovi cantieri, ed è anche con soddisfazione che presentiamo una serie di cantieri, di lavori in corso negli impianti sportivi che si attendevano da tantissimo tempo. Mi piace sottolineare che dopo 3-4 anni di progettazione a testa bassa, veramente sulla manutenzione di un'impiantistica che aveva necessità di interventi da forse 15-20 anni, sono interventi veramente importanti. L'ufficio sport è ritornato a colloquiare con i lavori pubblici, con una buona collaborazione anche con l'assessore Fanesi, e questa amministrazione ha dato una importante risposta. Ricominciamo a rialzare la testa, a pensare a una nuova impiantistica, finalmente a respirare anche di tutte quelle esigenze di cui lo sport ha bisogno. Restano sospesi i temi della pista atletica Zengarini, il campo da frisbee e baseball, sui quali si stanno ultimando i progetti che erano oggetto di un finanziamento CONI, attualmente non confermato dal governo. Superata invece l'emergenza, il Comune ha iniziato un percorso di progettazione dei nuovi impianti sportivi, tra cui risalta la necessità di un palazzetto dello sport da almeno 3.000 posti per eventi sportivi e concerti.